Ciao a tutti, belli di casa, ben ritrovati come sempre la mia cucinetta piccoletta, piccoletta, ma piena d'amore, belli di casa, come state, mamma mia? Se è febbrile, spezzo due. Oggi andiamo a fare lo stinco di maiale alla megoglioni, ok? Ciao a tutti, amori miei, ben ritrovati come sempre la mia cucinetta piccoletta, piccoletta, ma piena d'amore. Oggi ricettina facile, facile. Non è veloce, però alla fine è veramente buonissima. Ma buonissima pure riduttivo. E infatti quando voi la mangiate di me coglioni, ed è per quello che viene. Andiamo a fare sta ricetta qui, spero che nessuno si offenda, ma qui si cucina, ci si diverte e nient'altro. Allora, iniziamo da due belle carotine. Le tagliate, se volete potete tritare, tagliate a rondelle, fate come vi pare, quello che vi piace di più e quello che vi viene meglio. Subito dopo si passa una bella cipollona grande, se ce l'avete piccola fatene 2-3, la cipolla ci deve essere e pure tanto. Uno dei miei ortaggi preferiti, il peperone, lo andiamo a pulire così, così e così, bello, facile, facile, pulito, pulito. Lo tagliamo anch'esso, io lo taglio a striscioline, se volete tagliarlo a quadrotti fate come volete, ma senza nessun problema perché non cambia niente. Come vedete sto mettendo tutto insieme, non separo nulla perché tanto questo andrà tutto quanto insieme. Alla fine metto anche, becca testa verza, guarda che bomba, anche la verza tagliata in maniera molto sottile. Così che si cucina più facilmente, si deve quasi sciogliere. In una pentola bella grande, bella spaziosa, andiamo a mettere un pochino di olio. Attenzione, l'olio non deve essere tantissimo, poco, molto poco, quindi non deve neanche ricoprire la base, è soltanto, ci serve soltanto per far appassire tutto quello che avete visto fino adesso. E quindi la verza, i peperoni, le carote, le cipolle, tutto quanto a una soffritta a fuoco medio, perché basso, se no ci vogliono 7 ore, fuoco medio, non facciamo bruciare tutto quanto, mi raccomando, altrimenti mi arrabbio e quando mi arrabbio mi innervosisco. A generous pinch of salt, quindi mettiamo un pizzico di sale generoso, così perché ci piace, mettiamo il pepe, chi vuole può mettere peperoncino fresco o secco, senza alcun problem. In mezzo a tutto questo soffrittone andiamo a mettere un ciuffo di timo, uno di rosmarino e uno di origano, guardate che bellezza che è. Allora, dopo 5 minuti che ha soffritto e quindi un pochino si sono appassite le verdure, i vegetali e tutto quanto, andiamo a mettere il nostro stinco di maialone. Lo stinco di maiale è buonissimo, si cucina sempre a lunga cottura, quindi bassa temperatura e lunga cottura. Lo andiamo a condire con un po' di pepe, ovviamente il sale. Potete farlo prima o dopo questo processo, a me piace farlo così. Allora, dopo 10 minuti che cosa facciamo? Togliamo il coperchio, guarda, si sente l'odore, lasciate perdere. Vino rosso, ok? Fate evaporare la parte alcolica. Adesso mettiamo pomodoro, scegliete voi se polpa, pelati, passata, tutto quello che volete, ok? Non deve essere proprio sommerso dal pomodoro, ma ci deve essere, insomma. Poi mettiamo due bicchieri di acqua, uno e due. Io già so che alcuni diranno ma posso farlo con il brodo, e allora tutti i vegetali che ci abbiamo messi a fare l'acqua con i vegetali intorno già faranno da brodo, quindi è inutile mettere altro brodo, anche perché abbiamo salato tutto quanto. Se mettete il brodo sarà un risultato salato, insomma, ragazzi, metteteci l'acqua, poi assaggiate man mano che andate avanti con la cottura. Si mette a fuoco basso, 2 ore di cottura, 2 ore e mezza. Allora, eccoci qui, sono passate 2 ore e mezza, spegniamo e ci si presenta uno spettacolo incredibile davanti.
Guardate qui, lo stinco di maiale è morbidissimo. Qui intorno abbiamo tantissime verdure buonissime da mangiare, sia con lo stinco di maiale o con queste verdure, con questo sugo qui ci fate una pasta, ragazzi miei, che andate fuori di testa. Allora, prima di tutto guardate qui, l'osso si è tolto dalla carne con una semplicità unica. Andiamo a prendere la carne. Ah, mamma mia, quanto è tenera. Questa è la parte più difficile, prendere la carne, perché è talmente tenera che vi cade. Andiamo a tagliarla un pochino, va? Allora, su un piatto andiamo a mettere una passata di quelle verdure che avete visto, io le ho frullate. Andiamo a mettere sopra i pezzettini di stinco di maiale, di una tenerezza imbarazzante. Così mettiamo una bella pioggia di prezzemolo e un bel giro d'olio. E questo è lo stinco di maiale alla Micoglioni. Allora, cuccioli, mamma mia, questa che robetta che è! Una salsa super saporita da accompagnare con una carne iper tenera, un piattino bello carino, ma soprattutto buono. Adesso ci occupiamo della pasta. Vi faccio vedere come ottenere un bel piatto di pasta. Vi facciamo riscaldare un po' la padella e mettiamo la pasta dentro, così. Mamma mia, un po' di acqua di cottura, si alza la fiamma. Ragazzi, io qua vi sto a portare veramente in paradiso questa robetta, eh? Una bella pioggia di parmigiano che ci sta, e ci sta bene. Wow, anche qui andiamo in piatto. E l'odore è veramente qualcosa di spettacolare, davvero. Mettiamo tutto dentro, facciamo un bello ricco, così. Pasta che fa bene perché ha le verdure, ma ovviamente non dobbiamo dimenticare che il sugo è di stinco di maiale, quindi eccolo qua. Ragazzi miei, se quando vedete questi piatti qua non dite Micoglioni, allora c'è qualche problema. Allora, belli di casa, guardate qua che robetta, pasta super gustosa, saporitissima, con un sugo di stinco di maiale e vegetali, o altrimenti avete un bel secondo che vi farà veramente godere, o altrimenti ve li mangiate tutte e due, a voi la scelta. Ah, cuccioli belli, io vi ho fatto vedere una ricetta che fa bene, c'è pochissimo olio, sono tutte verdure. Lo stinco di maiale cucina 2 ore e mezza, 3 ore, quello poi lo decidete voi e avete un primo, un secondo assurdo. Io mangio questo. Mamma mia, si scioglie in bocca, dà un sapore incredibile e è un'esperienza che dovete provare tutti, perché è facilissimo, tutti lo possono rifare, avete visto, passo passo, è davvero davvero semplice. Lo mettete a cucinare, nel frattempo potete fare tutto quello che volete per casa, prendere il sole, sistemare, lavare i piatti, tutto. Questo è un piatto da Micoglioni, davvero davvero buono. Vi do l'appuntamento alla prossima ricetta, grazie mille di essere stati con me. Oh, ci vediamo alla prossima, mi raccomando. Ciao a tutti. Muah!